direi che possiamo iniziare questa splendida giornata. È una giornata che sarà molto significativa per la città di Portogruaro, ma per tutto il portoguarese, per tutta una serie di motivi. Se cortesemente fate attenzione, così chiamiamo i nostri relatori a dare un saluto, perché poi abbiamo anche il piacere di avere qui in comune un concerto, che non c'entriamo niente noi, ma c'è anche un concerto e quindi lasciamo anche spazio ovviamente alle altre attività che ci sono in comune di Portogruaro. Noi arriviamo da una settimana che è stata dir poco eccezionale per il nostro territorio e per la Padania. Gianpaolo Gobbo, Stifoni, il nostro Manzato, se volete venire qua con noi, così sono meno timido da solo. Grazie. Noi arriviamo, dicevo, sì, sono super colorate. Però questa notte o questa mattina ci hanno fatto arrivare tutta una serie di messaggi qui presso la sede, per cui speriamo che non siano dei messaggi cattivi, ma che siano messaggi positivi, nel senso che vogliano augurarci un buon lavoro, soprattutto la possibilità di conquistare questa grossa città che è Portogruaro. Grazie Daniele, grazie a tutti voi. Un ringraziamento particolare ovviamente va alla sezione, questa importante giornata, vedo che siamo in piazza, ho visto il sindaco Bertoncello, quindi forse è venuto a dare il saluto ai suoi concittadini, speriamo che la prossima bandiera sia quella della Lega nella prossima tornata elettorale. Eccolo là Antonio Bertoncello, ciao. Io auspico che a Portogruaro effettivamente si cambi bandiera, non si cambi bandiera perché c'è bisogno, come diceva prima Daniele, che nel Veneto orientale si parli la stessa lingua. Oggi in conferenza dei sindaci, finalmente alla nostra libertà, quella che noi predichiamo sempre. Questa libertà si raggiunge da Portogruaro a giugno, dobbiamo cambiare, dobbiamo salutare Bertoncello, ahimè, e ci sarà la bandiera della Lega che è Portogruaro. Grazie a tutti. Senatore Stifoni, il suo contributo, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Io non mi dilungherei tanto a sbeffeggiare quelli che fra poco non ci saranno più. Sì, hanno fatto il loro tempo, morta là, è finita. Sono finiti. Cose di altri tempi. Il nostro obiettivo come movimento è quello di rappresentare la gente, di raggiungere in Veneto come in altre regioni del nord quel 51% che ci consente di rappresentare in pieno tutto il nostro territorio. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati, su questa linea stiamo lavorando. Una sede di questo tipo vuol dire essere presenti sul territorio, che vuol dire anche un'altra cosa, creare classe dirigente. Lo stiamo facendo una, come si dice, stiamo tamizzando i nostri giovani, stiamo cercando di capire quali sono le persone che possono rappresentare il nostro territorio, perché la gente ci sta chiedendo di amministrare a livello governativo, l'abbiamo sentito prima con i nostri ministri, a livello regionale, avete qui Daniele che sta facendo un ottimo lavoro anche come Presidente della Commissione Cultura, a livello provinciale e a livello comunale. A livello comunale ci presenteremo in maniera molto forte, molto determinata, perché abbiamo la necessità di dare una svolta in Regione Veneto, ma partendo anche dai comuni, per quello siamo qui pronti, senza nessun timore, a mettere a disposizione le migliori leve che abbiamo tirato su in questi anni, sapendo che possiamo e abbiamo dimostrato di governare molto molto bene l'amministrazione. L'importante adesso è dare la parola al nostro segretario nazionale, Gianpaolo Gobbo. Grazie Daniele. Ecco, la Lega, no? Perché vedevo, noi altri avevamo una caratteristica fondamentale. Piochine diciamo ancora l'ultimo partito stalinista, non in senso negativo, ma in senso positivo. Noi altri che avevamo un'organizzazione, noi altri che avevamo tanti bei giovani, che avevamo l'età classica che sfonda, i quarantenni, e che avevamo fatto una storia oramai dal 79, quando è nata la Liga Veneta,
al 2009 che siamo oggi, abbiamo oramai una storia sulle spalle che credo sia proprio da libro, cioè da raccolta di passaggi che credo nessuno possa dire di aver fatto. Benvenga anche quella logica di stringere la cinghia, mi poi mi faria bene, ma no, sono anche amico e vado anche un po' con me amico Tifoni. No, Daniele si sta bravo, Daniele si sta bravo. E quindi credo che come tira la cinghia e famiglia, anche i comuni devono tirare la cinghia, anche lo Stato deve tirare la cinghia, ma che anche deve darsi da fare tutti quelli che fin adesso io praticamente, e attenzione, non sono i cittadini, perché noi non ce l'abbiamo assolutamente con gli amici calabri o con gli amici campani o con gli amici siciliani, ma con la gestione assoluta di chi ha fatto politica per 60 anni in questo Stato senza portare avanti quella gente nuova, quella classe politica nuova, quei giovani che noi dicevamo e che oggi tutti ci invidiano. Grazie Lega, grazie sezione di Porto Gruaro. Grazie segretario, adesso abbiamo il taglio del nastro, ci sarà un brindisi e quindi essendo la sede piccola vi prego poi di ruotare in modo che tutti possano brindare.